A Siena non ci sono dubbi, sarà vietato sbagliare, involuzione evidente. Non c'è ancora un'impronta riconoscibile, ma in mediana le lacune strutturali sono palesi. Non c'è interdizione, non c'è impatto fisico. Auteri dovrà ovviare con l'organizzazione tattica. Il centrocampo a tre, logico per le caratteristiche della rosa, diventa più che mai una necessità. Tuttavia, se così fosse, il cambiamento di modulo dovrà essere supportato dall'ordine e dalla compattezza, altrimenti sarà solo fine a se stesso e dunque inutile. Tutt'altro che preoccupato il tecnico biancazzurro. Non siamo né alla deriva e neanche siamo al De Profundis. Questa non è una squadra che sta male, questa è una squadra che ha regalato con continuità alcune situazioni, ma non è una squadra che sta male e quindi io non sono preoccupato, deluso sì, incazzato sì per le cose che facciamo, amareggiato sì, ma non sono preoccupato perché non abbiamo grandi problemi da risolvere per cui ci vuole tanto tempo, basta poco. È chiaro che siamo tutti responsabili, io per primo, perché io non mi sottraggo assolutamente alle mie responsabilità, ma non sono preoccupato perché di grandi problemi non abbiamo. Questa è la squadra che ha un proprio io. Emergenza in difesa, non al meglio Drudi e Ingrosso, Yannis squalificato, in preallarme Veroli, convocato il baby della primavera Sacco, tra gli indisponibili anche Dursi esclusi dalla lista dei convocati, Galano e Valdifiori. Non stanno bene, infortuni no, ma non stanno bene, che ne so, cioè, delle problematiche di salute, ecco. Mal di testa, cervicale, mal di schiena. Il probabile 11 causa assenze, Auteri dovrebbe riproporre la difesa a 3, Cancellotti, Drudi o Ingrosso e Frascatore nel cuore del reparto, Zappella e Zitta sulle fasce, Rizzo, Pompetti, Memuscia e a metà campo in attacco De Marchi e Ferrari. In questo caso Clemenza partirebbe dalla panchina. Diverse defezioni anche nel Siena, out Paloschi, Terigi, Aziz Sare, Gatto e Meli. Tornano tre convocati, Bani, Favalli e Conzon, 3-5-2. Lanni tre pali, Milesi, Terzi e Farkas in difesa, Mora e Di Santo sulle fasce, Pezzella in cabina di regia, Mezzali, Cardoselli e a quadro davanti Varela e l'islandese Carlson. Ultima chiamata, almeno così sembra, per l'ex Alberto Gilardino, che alla vigilia si è espresso così. Sensazioni positive dopo la sconfitta dell'altro giorno. Sono ancora più consapevole della forza di questa squadra, ho visto gli atteggiamenti giusti, ho visto una squadra sul pezzo, una squadra che sicuramente ha voglia, ha necessità di fare una partita di quelle giuste. Più che incazzatura, più che arrabbiatura, quello che gli ho detto anch'io a loro e quello che ho percepito anche da loro è amarezza e delusione, perché quello che ho detto loro è l'atteggiamento è determinante, fondamentale. So che questa squadra ha un DNA forte che è quello, quindi non deve mancare mai. Una squadra di spessore, una squadra che ha cominciato non benissimo come noi soprattutto nell'ultimo periodo, perché avevamo cominciato anche diversamente, ma abbiamolo, il tempo, le condizioni, le possibilità di recuperare, quindi loro sono una squadra consistente, importante, perché hanno giocatori importanti, non sono in un bel momento, vabbè, ci andiamo a giocare la partita, vi ripeto, posso dire poco se non quello che ho detto del Siena. Le ultime quattro sfide all'Artemio Franchi di Siena, un successo, 2 KO, un pareggio, 6 febbraio 1983, Serie C, il Pescara di Tom Rosati esce sconfitto per 2-0, doppietta di Coppola, 20 ottobre 2000, Serie B, biancazzurri di Delio Rossi impattano, finisce 0-0 con diverse decisive parate di Paolo Bordoni. Serie A, 18 novembre 2012, il Siena di Cosmi prevale di misura 1-0, diagonale vincente di Valiani in forza alla Pistoiese, classe 80. Pegolo sventa il rigore del possibile pareggio battuto da Ante Vukušić, espulso nel finale Damiano Zanon, Pescara in 10, al termine si dimette Giovanni Stroppa, al suo posto Cristiano Bergodi. Ultimo precedente alla Franchi, 7 dicembre 2013, Serie B, il Pescara di Pasquale Marino domina 3-1, il verdetto finale Ragusa, Politano, prodezza di Pippo Riccardo Maniero per i toscani, il momentaneo 1-2 firmato da
dall'uruguaiano Giacomazzi.